Amici ed amiche di Una Vita da Lontano, ben trovati, ben rivisti, ben risentiti e ben ritrovati. Adesso, visto che abbiamo deciso che quest'anno non contiamo più le stagioni, ma contiamo solo i numeri, ben ritrovati con la 78esima puntata di Una Vita da Lontano. Ok? Ma crollano le certezze se fai così. Ma bisogna ogni tanto, capito, cambiare, così l'ascoltatore non se l'aspetta e casca dalla sedia mentre ci ascolta. Comunque, nuovo ufficio per me, stesso ufficio per i collaboratori, amici, colleghi e soci di questa avventura, ovvero Emiliano Pilotti e Piero Carlucci. L'orologio di Piero ha sempre l'ora di non so dove, ma che non si muove mai, come una puntata di Doctor Who. Tra un po' comincerà ad andare all'indietro. Comunque, sono un po' arrugginito, ma tutto questo per dirvi che questa è una nuova puntata e che quest'oggi parliamo di Sud America, parliamo di Argentina, parliamo di nomadi digitali, parliamo soprattutto di un libro che è uscito qualche settimana fa, mettiamola così, e del quale ci racconterà la nostra ospite, vero Piero? Sì, verissimo. Giusto per accorciare il cappello introduttivo che hai fatto già di circa 12-15 ore, direi che il libro è uscito da poco, mi taccio, lancio la sigla e poi parla Emiliano. Ciao Piero, ciao Raffaele e diamo il benvenuto calorosissimo a una nostra amica di nuovo, non potevamo non invitarla di nuovo. Benvenuta Federica Bressan, ciao. Ciao, ciao a tutti. Oh, allora, quindi hai scritto un libro, questa è la cercheremo di parlarne al meglio possibile. Come diceva Raffaele, siamo un po' arrugginiti, anche la pianta di Piero è morta, poverina, quindi non siamo ancora un po' in divenire. Il cambiamento della numerazione sicuramente ci farà confondere ancora di più, però siamo molto molto felici e ti troviamo in un posto diverso dall'ultima volta. Hai fatto un ulteriore viaggio, sei in un altro continente, sei in Argentina, a Buenos Aires, giusto? Esatto, a Buenos Aires, un leap quantico fatto dall'ultima volta, praticamente. Oh, io partirei proprio da questo ultimo spostamento e poi andiamo a affrontare la parte libro più seriamente. Come è avvenuto questo spostamento, come lo hai maturato, come l'hai deciso e come ci sei finita lì soprattutto? Se non fossi venuta qui, il prossimo mese sarebbero stati 2 anni che non mi spostavo praticamente dalla provincia di Viterbo, che considerato quanto viaggiavo prima era stato veramente un grande, grande cambiamento. E, è stata una decisione abbastanza presa rapidamente quella di fare questo viaggio con una modalità che si potrebbe ripetere, cioè è un blueprint interessante, è nato per caso, però me lo sto esplorando e godendo, che è quello praticamente di venire qui per un mese o 5 settimane, così un mese un po' abbondante. Inizialmente un po' per caso, un po' perché avevo la curiosità di iniziare a esplorare il continente sudamericano dove non avevo mai messo piede prima e cercando scuse, pretesti per venire qui, per non dire vado lì e basta, vado a farmi un giro, trovato il pretesto, poi anche decaduto il pretesto, è rimasto il viaggio e quindi io praticamente mi trovo qui a Buenos Aires da 2 settimane e mezzo e mi rimangono altrettante, sono al giro di boa praticamente oggi, per conoscere questo posto, per, sì, posso dire qualcosa di più su cosa sto facendo qua, che non è proprio, anzi non è vacanza proprio, però è viaggio, senz'altro è viaggio. E non l'ho deciso tantissimo tempo fa, tipo ad agosto, metà agosto, si sono incrociate tutte queste coincidenze che cercavo, per cui avevo trovato un pretesto paralavorativo, diciamo, per venire qui tutto il mese
e ho prenotato il volo, l'alloggio, poi ho decaduto quell'impegno, ma sono comunque venuta qui. E che cosa ho approfittato di fare? Prendere contatti per promuovere il libro, tant'è che lo presento la prossima settimana alla Plata e poi in un altro circolo degli italiani qui a Buenos Aires. Quindi mi sono mossa in questo senso, sono andata nelle librerie, mi sono mossa grazie al libro, che è un pretesto in realtà che può aprire tutte le porte del mondo, se voglio, proprio con la comunità degli italiani all'estero. Oh, però ti stai ovviamente muovendo esattamente come si dovrebbe fare, cioè quello di andare in giro, promuoverlo, farlo vedere, portarlo proprio a chi potenzialmente è un lettore. Anche noi siamo potenzialmente dei lettori del tuo libro. Potenzialmente, poi se imparassimo a leggere... Non del tuo libro, è potenzialmente lettori, vabbè. Se imparassimo a leggere... E il tuo libro si chiama Nel cuore della Tuscia. Adesso, per evitare che loro mi prendano in giro ancora di più, puoi farlo vedere in questo momento. Poi vi mettiamo pure tutte le informazioncine, come al solito, nelle descrizioni, eccetera, eccetera. E quindi... L'indice. Ogni capitolo si chiama come un luogo nella Tuscia o qualcosa nelle regioni circostanti, adiacenti, Umbria, Toscana, tranne l'ultimo capitolo, che si chiama Il tatuaggio, perché è un doppio viaggio questo libro. Non spoileriamo il finale, l'ultimo capitolo. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che magari non hanno ascoltato la puntata precedente, molto grave. La prima volta con cui che abbiamo parlato, tu sei stata in Tuscia dopo aver fatto tanti giri e dopo aver vissuto in tanti posti, aver fatto tante esperienze, e da questa ulteriore fermata in Tuscia, appunto, ti è venuto il desiderio di scriverne, perché comunque tu scrivi, non è il tuo primo libro, quindi, no? Giusto o sbaglio? Sì, io scrivo, ma è la mia prima opera di narrativa. Ho scritto sì molto in ambito scientifico e ho lavorato come giornalista prima. Ma quindi, è il primo romanzo, sì. Comunque, ultimo, unico, il migliore e purtroppo anche il peggiore. Non ci sono dubbi. Beh, poi quando si produce qualcosa si ha sempre dei sentimenti complessi e complessivi. Ovviamente hai deciso di fare un romanzo, di raccontare. Non è una... Già questa non è una cosa semplice, no? Quella di decidere di scrivere qualcosa di fantasia, di tuo sicuramente, anche se non strettamente autobiografico, ma è qualcosa che ti è maturato dentro. Come si fa il passaggio verso una scrittura più, appunto, senza necessità, no? Quando scrivi un articolo, scrivi appunto una cosa tecnica e c'è la necessità di descrivere esattamente una cosa che magari deve succedere o che è successa. Invece un romanzo è completamente un parto della fantasia, anche se ha degli elementi. Che tipo di percorso è questo? Naturalmente la risposta che ti posso dare è solo mia personale, perché sono sicura che sia anche un processo soggettivo, tant'è che non so quale sarebbe la risposta giusta secondo una delle tante scuole di scrittura creativa. Per me è stato un processo spontaneo, naturale, proprio perché, come dici tu, un articolo scientifico, un articolo di lavoro, devi scriverlo, no? E invece un lavoro di narrativa, come la poesia, nessuno ti mette la pistola alla tempia, lo fai solo se vuoi. Pertanto la molla è stata un'esigenza interiore, cioè questa cosa che ti bolle dentro. E io ho sempre scritto, infatti quando ho iniziato a scrivere questa storia non pensavo minimamente alla pubblicazione, mi è proprio dovevo, no, get it out. Mi sono seduta giù a scrivere e mi piace questo.
Tant'è che adesso che ho pubblicato questo sono bloccata, non riesco più a scrivere una parola perché penso che verrà letta. In realtà quando mi sono seduta a scrivere questa cosa c'era una genuinità incredibile, c'ero solo io di fronte all'onestà di raccontare quello che mi stava, no, bruciando dentro e di dirlo nel migliore dei modi, più preciso e onesto, proprio perché aveva bisogno di essere detto, non lo stavo dicendo a nessuno di particolare. E quindi l'urgenza, che mi sembra, anzi mi sembra l'unico second moi nella mia etica, l'unico motivo valido, legittimo per fare qualsiasi opera d'arte. Bello, praticamente in una sola risposta ha ribaltato il paradigma di Emiliano, ritornando a quello che era Rainer Maria Rilke nella Lettera al giovane poeta, che diceva che l'unica vera qualità che deve avere la scrittura è che deve essere necessaria. Se non ti è necessaria, no, guarda, volevo citare Rilke, infatti, no? C'è questo dilettante che gli scrive: cosa pensi di questa poesia? Ti pare che vale la pena, sì, che continui? Esattamente quello. E gli ho detto: continua che non lo conosco, cioè, no. Io no, però vabbè. Eccala. No, nel senso che vengo dalla zona di Trieste, no? Ah, dai, okay. Che non è noto. E gli dice: se praticamente scrivi solo se non puoi non continuare a scrivere. Ti cito un'altra frase molto bella che non ricordo mai su due piedi di chi è, direi delle scemenze, però dice: se la poesia in particolare, dicono, non nasce spontaneamente come le foglie sugli alberi, è meglio che non nasca affatto. Bello. Ok. Ecco, quindi credo in quello, altro anche perché dopo averlo finito di scrivere, questo libro, l'ho dato a un sacco di amici, perché quello era, mi è venuto da condividerlo con degli amici. Prima cosa che ho fatto è stato tradurlo in inglese, in realtà, perché più di metà degli amici sta fuori, dico, comero come me, quindi gli ho mandato una traduzione, no? Eccolo lì. E loro hanno iniziato a dirmi: perché non lo pubblichi? Perché non lo pubblichi? Io proprio se, figurati. No, perché non lo pubblico? Mi veramente, ma non so se è giusto o sbagliato, ma non sentivo che valesse la pena o che io potevo. Ma anche prima di iniziare il mio podcast, cioè, ma cosa vuoi cominciare un podcast? No, c'ho sta cosa mia, no? E poi, vabbè, long story short, a un certo punto, dopo 2 mesi, penso, ho ceduto, perché erano in tanti che mi dicevano: dai fai, e ho detto: ma sai che c'è, faccio come nell'editoria scientifica, io, come si dice, no, sottometto il mio manoscritto a un editore e sarà lui a dirmi se fa schifo, no, se vale la pena, no, perché devo castrarmi nell'hangar. E quindi ho mandato un package con il testo, eccetera, che aveva un titolo diverso, che era un po', a 9 editori selezionati, non ti dico a caso, però guardando un po' cosa offriva, cosa offriva la Tuscia al territorio del Lazio, perché non ho mandato, forse anche, vedi che tu, sono tutte scelte però che ho fatto io, perché non ho mica mandato a Mondadori, no, queste cose qua, a priori ho scelto un editore piccolo che fosse legato al territorio della Tuscia. E sono moltissimi, non solo lì, in tutta Italia, ho scoperto più di quanto immaginassi quanti editori ci sono, troppi, ok? E ho selezionato quelli che comunque quagliavano un po' come interessi, chiaro, se uno si focalizza sui saggi storici, e non era per me. Quindi ho fatto una scrematura, però non è che li conoscessi. E ho mandato a 9 editori e pensa un po' che nella prima settimana 4 mi hanno risposto subito di sì, tipo sì, ti pubblichiamo as is, no. E già dopo che era arrivato il primo, no, mi ricordo anche dov'ero quando ho ricevuto la mail, ero sì fuori di me dalla gioia, perché ho pensato: a qualsiasi condizione, intanto il libro succede, we're gonna do it. Quando poi è arrivata la seconda email di un altro editore, sono andata in crisi, perché ho detto: oddio, e adesso come faccio a scegliere? Come esordiente? No, però sono sempre scelte, la personalità della persona. Io penso, come esordiente devi essere quasi grato a un editore che ti pubblichi, no? Che è difficile trovarne uno.
per scegliere tra due, come ti fai a permettere di dire aspetta, ho bisogno di 2 giorni di tempo per pensare perché aspetti la risposta sulle condizioni dell'altro, sono andata in crisi. E poi hanno risposto altri 2 e ho detto beh allora ragazzi, cioè... Allora, chi offre di più? No, in realtà le condizioni, devo dire, sono abbastanza standard in questo settore. E quello che ha fatto la differenza per me alla fine è stato proprio la persona. E lavorare con chi hai più piacere di lavorare bene. Non banalizziamo, non c'era uno simpatico, gli altri sono stronzi. È una questione a pelle. Infatti sarebbe bello mantenere bei rapporti sempre con tutti. Purtroppo l'editore a cui dici di no probabilmente ti mette in una lista nera. Ma mi spiace perché erano tutti validi. Ho scelto e sono contenta, lo dico anche perché sarà ora che lo dico. Insomma, che l'editore che ho scelto si chiama Sette Città, è a Viterbo. E la persona che... runs, come si dice, no? La il dialetto di publishing house, esatto. Sì. Il dialetto locale, esatto. È l'omino che corre, no? Che runs la publishing house, si chiama Emanuele, e da subito io mi sono sentita veramente ben accolta, ma proprio, cioè, ci si capiva e mi sentivo a mio agio anche nel proporre scelte creative, suggerire un'idea per la copertina e anche magari accollarmi del lavoro in più, ma che mi permetteva di lasciare la mia impronta anche su quell'aspetto del libro. Tant'è, torno, adesso faccio un altro credit, la copertina è di un grafico che si chiama Stefano Frateiacci, che lavora con Emanuele da molto tempo, che sta a Viterbo e che ha elaborato, a me fa impazzire questa copertina, ha elaborato una mia idea che mi piaceva da morire ma non riuscivo a renderla. Avevo fatto un bozzetto con Photoshop che faceva veramente schifo. Onze guardava proprio. Ho spiegato l'idea a Stefano e la prima volta che sono tornata da lui mi ha detto guarda, io avrei preparato questo, cosa ne dici? Ho detto, fantastico, mi sono veramente innamorata, perché suppongo si possa intuire che è una schiena. Sì. Di una donna. Grazie a Stefano che ci ha messo la ciocca di capelli, che si intuiscono le spalle, non è simmetrica, potrebbe essere un albero, no? È stilizzata, è sinuosa, ma non è assolutamente volgare. E la mia idea era quasi più astratta, un accenno. Se sapevi che erano dei fianchi, lo capivi, se non lo sapevi, non lo capivi. E invece lui ha fatto questo passo in più, soprattutto dando questo ruolo centrale che io desideravo e mi sembra opportuno, a questa forma di cuore lì sulla copertina, che già è bella di suo, però se poi uno legge il libro capisce cos'è, perché e tutto quanto. Quindi a me piace veramente anche l'oggetto come è venuto fuori, che è anche disponibile in ebook con le foto a colori dentro, mentre il libro a stampa non ha le fotografie, e anche in inglese e in olandese. Ecco, perché l'olandese? L'inglese sì, ma l'olandese? Sì, no? No, è bellissimo, perché quando studi il francese dicono oh, très bien, oh. Quando studi l'inglese, of course, no? Quando studi, non so, il russo è più particolare, mi dicono ah, complimenti. Quando studi l'olandese ti dicono why? Ecco. Perché è l'unica lingua che assomiglia a una malattia respiratoria, quello è il problema. Quando li senti parlare tu dici oddio, mo gli do una pastiglia, povero ragazzo. No, a me mi gusta moltissimo l'olandese, il neerlandese. In sloveno si dice nizozemščina, l'olandese, pensa che bello. Perché ho abitato in Belgio diversi anni, prima nelle Fiandre, poi a Bruxelles, e mi piace. Lo parlicchio benino, non sufficientemente da fare io la traduzione, infatti ho ricevuto una mano, ma sono stata coinvolta. E per me è una grande emozione vedere le mie parole, il mio pensiero in olandese, perché sono un po' una feticista delle lingue, mi piace proprio. Naturalmente qui ho fatto una traduzione, una working translation in spagnolo di alcuni trocitos per poterli leggere alle presentazioni che farò, se necessita di avere così. E bello, è nel corazon della Tuscia. Che pesta, insomma, sì. Che poi... in spagnolo è già aumenta anche, diciamo,
l'appeal sonoro, mettiamola così. Poi il libro è bello. Ma sai che qua, anche se li metti in crisi. Ah, sì? Perché sono non è naturale in spagnolo. Tu aspetta! No, stavo per dire qua tuscia è una parola che sento continuamente, che mi giro per strada e dico come tuscia? No, perché sento tuscia, io mi giro, no? Sì. È il mio middle name adesso, l'ambasciatrice della tuscia nel mondo. Perché in realtà tuia, scritto con la Y, con la Y, che vuol dire tua, sia aggettivo sì. che pronome, esatto. si dice tuscia qua. Ma solo in Argentina, o forse un poco anche in Uruguay. Sì, sì, sì. Un poco anche in Uruguay, ma il resto dello spagnolo... proprio il concetto di sh è estremamente, solo gli andalusi ce l'hanno nel... Sì, sì, infatti tendono a dire c'è, no? Esatto. Piuttosto. Oppure in sì. quel caso sarebbe sia. Sì, sì. Tu sia, tu sia. Sì, 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 e invece no, qua eravamo proprio seduti al tavolo, al circolo degli italiani qua a Buenos Aires, e col mio libro sul tavolo, eccetera, a un certo punto qualcuno stava andando via, c'era una penna sul tavolo e qualcuno dice e tu sia. E volevo dire sì, è tuscia. Mi derbese puro sangue, che scherzi. È tuscia. Oh, è tuscia. No, e invece chiedevano, è tua la penna? E uno ha detto, ah sì, è mia. No, è tuscia. Ho detto, ah che storia sta cosa della tuscia. Vabbè. Però a questo tuscia, punto, tuscia. Dopo il libro, insomma, ha un nome, un cognome, insomma, la provincia di Viterbo non ti ha... Non ti ha nominato ambasciatrice oppure insomma nessuno dei tuoi vicini di casa, dei tuoi colleghi dell'università, insomma, si sono chiesti come mai questo amore. Nemo profeta in patrie sue, no? Sì, però tu sei di, insomma, di e io sono di fuori. Sì, niente, Nemo profeta, punto. Punto. Anche nella patria di adozione. No, guarda, sto imparando tutto ciò che riguarda il libro facendolo, perché è il primo libro, uh-huh. Emiliano, è il primo libro che ho scritto di narrativa, e quindi confrontandomi con questo tipo di editoria, di mercato. A parte aver imparato quanti editori esistono, cosa offrono, sto imparando poi solo quella che è la mia esperienza è quella di un editore piccolo che, come tanti, e sono fortunata che anche è amabile, io lo sceglierei di nuovo, non ha la forza di promozione di una grande casa editrice, quindi è vero, molto del lavoro ricade, deve ricadere sulle spalle dell'autore. Se l'autore si aspetta così seduto sugli allori che le cose succedano, sarà deluso. Io lo sapevo sin dall'inizio questo, però essendo una macchina da guerra ho detto ma non c'è problema, mi attiverò, farò, eccetera. Mi accorgo che è un lavoro a tempo pieno e che se non hai appunto già in piedi una macchina di comunicazione, se non sei già conosciuto, sono rimasta stupita in realtà da quanto poco raccogli a livello formale di istituzioni. Sa di denuncia, ma cosa ti devo dire? Cioè, non leggono neanche quello che scrivi, non leggono. Poi tormenti al telefono per settimane finché rispondono a certe redazioni di giornali sul web o non sul web, e ti dicono no, ma noi non le leggiamo neanche le mail, no, ma così... Cioè, ma ragazzi, voglio dire, vi sto offrendo contenuto, voglio dire, no, con quello che scrivete, che gli ti verrebbe da dire, con quello che leggo ogni giorno sulle vostre homepage, sulle vostre pagine, no? No? E niente, quindi mi sto scontrando con questo, poi anche di persona, dico, queste sono più le esperienze negative, poi c'è anche il silver lining. Ho incontrato operatori della cultura che ti chiedi se sanno cosa stanno facendo di lavoro, perché uno mi ha detto che non vale la pena organizzare una presentazione se non sono almeno stata in TV, capito? Perché la gente non viene, Federica Bressa, ma chi sei? Cioè la qualità del lavoro, lo sforzo di promozione che uno può fare sul territorio proprio micro locale, su cui ha presa magari per costruire e diventare esso stesso un centro di aggregazione che fa cultura, no? No, niente, o sono famosa o la gente non viene, e se viene vengono in 10, io guadagno 15 euro e non vale la pena. Volevo dirle, allora stiamo tutti a casa, no? Quindi trovi veramente delle realtà disarmanti. Viceversa, trovi persone che ti accolgono,
e che sono aperte a sentire. Che cosa hai fatto? Raccontaci, interessante, mi mandi il libro, magari gli do una letta, è piaciuto, facciamo una presentazione. Quindi ti posso dire, vi posso dire, che sia un giornale, che sia qualsiasi tipo, no, di agent con cui io mi interfaccio, una proloco, la differenza la fa la persona con cui stai parlando. E sono di meno quelle che rispondono. Infatti io ho bussato un sacco di porte, è già un lavoro a tempo pieno veramente quello lì. Bussi, 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 qualche porta si apre e lavori con loro con piacere, anche perché mica me l'ha ordinato il medico, e se io vendessi 100 copie in più o in meno di questo libro non mi sposta alla fine. Il successo sarebbe che il mio network fosse più grande tra un anno di quello che adesso, grazie al libro. Viaggi, persone, esperienze, dare emozioni, dare ricordi, essere qui parlando del libro, perché se non l'avessi scritto non sarei venuta un'altra volta sul podcast. Abbiamo citato Rilke, non lo so, arricchimenti, no? Questo è il vero arricchimenti, certo, questo è il vero scopo. Questo è il vero scopo. E quelle porte a cui bussi e non si aprono, tante volte ti, veramente, tipo, ma chi sei? Ma cosa vuoi? Non faccio i nomi di chi ha fatto così a livello locale, ma anche a livello più importante. Non solo no, tipo, dimmi di no, ci sta. No, ma quando ti guardano, io ho scritto un libro, eccetera, chi sei? Cosa hai fatto? Tipo, come se li mettessi davanti un sacchetto di lucertole, proprio schifo. Ma scusa, no? Cuore della Tuscia, libro, capito? Non sono nessuno, vabbè, barico alla gente. Io una volta ho fatto finta di essere la mia segretaria. Ho scritto, è uscito il libro di Federica Bressan, bla bla, per informazioni. E questi per tutta risposta hanno risposto, cara Federica Bressan, nella mail. Quindi, ok, no, qualcosa è andato storto. Che te devo dire? Comunque sì, qui ho preso contatto con diverse realtà e quelle che sono state contente di collaborare, ma proprio col sorriso. Allora siamo felici di fare qualcosa insieme. Per esempio la società Dante Alighieri della Plata, dove venerdì prossimo presenterò questo libro. Anzi, meglio, non è una presentazione del libro, è quasi, lo si chiama conversatorio, è una forma di incontro in spagnolo, conversatorio, che è una forma di lezione, dibattito, no? Di riflessione di gruppo sul tema della lettura e i giovani. Perché adesso in ottobre c'è la settimana mondiale, la settimana della lingua italiana nel mondo, che ha come tema i giovani e l'italiano, e quindi io cercherò di fare una riflessione su cosa significa scrivere, cosa significa leggere, come fai a motivare dei giovani alla lettura. Tanti auguri, e io ho accettato questa sfida. E poi a latere, no? Parlando del libro, vengo presentata come autora del libro Nel cuore della Tuscia, no? La scrittora italiana, no? E cercherò di trasmettere questo. Questo è un bel arricchimento. Poi andiamo a cena, io mi vedo la plata, ho vinto, no? Anche se mi sono fumata il conto in banca per venire a Buenos Aires a spese mie. Questo è lo spirito. Chi, anche avendo contenuto gratis, tanto entusiasmo e belle cose, ti guarda come se fossi, insomma, così, allora non lavori con loro. Peccato. Sarebbe bello un giorno che ti chiamassero loro e tu dicessi, adesso sì, sono impegnata, mi dispiace. Non è detto che potrebbe accadere questa cosa, ecco. Qui, io te lo auguro. Grazie a noi soprattutto, ecco. Ecco, senza nessun riferimento personale, insomma, come nel pezzo di Pretty Woman, quando poi quello che non l'aveva fatta entrare nel negozio perché era vestita male si pente perché lei invece aveva comprato il tutto il resto di Rodeo Drive. Insomma, ecco, vedi con chi lavoro, quello cita Ricche e quest'altro Pretty Woman. Io devo sempre portare a livello anche degli ascoltatori che non sanno chi è. Io non lo so quali sono i nostri ascoltatori, spero che in realtà siano tutti, di qualunque forma e genere, alti, bassi, grassi, magri, eccetera, eccetera, perché la differenza fa aumentare, diciamo, il valore delle cose, la complessità. E il tipo di lavoro che adesso andrei a fare in questo giro, diciamo così, sudamericano, nella presentazione di un libro,
in italiano su una, un romanzo nel cuore di una piccola parte dell'Italia, lo hai tradotto tu da sola in inglese e lo stai presentando a degli italiani non solo di prima ma anche di seconda, terza generazione in un paese, in un altro continente. A me questa cosa mi è un'implosione di significati non solo linguistici, culturali nostri come popolo, chi siamo noi, chi sono gli italiani, ci sarebbe da fare qualunque cosa. L'unica cosa che mi è rimasta della cosa che dicevi della lingua italiana ai giovani, che sembra un po' un thriller considerato giallo, diciamo così, dipende dalle situazioni, dipende dai giovani, anche dipende dalla lingua italiana e da chi la parla, però a noi ci piace parlare, come si vede chiaramente. Ma sì? da questo podcast ci piace anche spesso appunto cambiare il registro, per cui lo vogliamo dire ai nostri ascoltatori, prima che Raffaele fa il pippone, mm-hmm, che siamo arrivati circa a abbondantemente a oltre la metà, vogliamo dirvi che da questa nuova gestione, dal momento in cui abbiamo perso le stagioni e che andiamo e diciamolo, Piero, non ci sono numeri, più mi rifiuto di dirlo. Non ci sono più le stagioni, siamo passati dalla terza stagione alla 78esima puntata, quindi è colpa, tranquilli, del global warming. Sì. Allora Piero ha il compito di fare una citazione ogni puntata, sì, ma non perché la debba Non perché la debba fare adesso, lo vogliamo dire, questa è una di quelle cose che abbiamo cambiato, che abbiamo aggiunto. Oh, però invece il pippone di Raffaele lo dobbiamo avere sempre. Perché roba se no, social, se tu stai ascoltando questo podcast e dici ma io sono finito per sbaglio ad ascoltare questo podcast, a guardare questo video su YouTube, non ci tornerò mai più, volevo dire. Come faccio a tornare a sapere quando c'è una puntata nuova? Insomma, basta iscriversi. Quindi, se avete YouTube, cliccate sul bottone in basso a destra qui dello schermo. Se invece state ascoltando un podcast su uno dei tanti prodotti che propongono podcast, mettiamolo così, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, eccetera, 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 basta scrivere e premere sul bottone iscriviti e poi da lì, insomma, avrete le puntate in automatico tutte le volte che escono su YouTube. Anche cliccate sulla campanella, perché così vi arriva la notifichina. Insomma, tutto questo per dire che se volete continuare a seguirci, iscrivetevi, ma anche, insomma, commentate qui sotto nel video di YouTube, oppure mandateci un'email. Basta andare a visitare unavitadalontano.com oppure cercare Una Vita da Lontano su tutti i social network e troverete la nostra bella paginetta, le nostre belle facce, con dei pezzi dei nostri video, con dei pezzi dei podcast, insomma sapete cosa fare e dove andare. E qui c'è il taglio e poi ricomincia Emiliano. Detto questo, volevo dire, possiamo citare il tuo sito, il tuo HTTP o... No, certo. Il sito, che cosa antica? No, perché è un posto che aggrega tutte le situazioni che uno può avere, può fare, può produrre. Se avete... scritto un libro, no? Magari potete mandare un'email a Federica e dirgli come hai fatto, che io sto facendo questo, giusto per condividere. Ma l'hanno già fatto! L'hanno già fatto! Mi sono pure offesa, è troppo, ma saputo che io avrei pubblicato un libro, diversi amici insospettati mi hanno detto ma anch'io ho scritto un romanzo, ce l'ho nel cassetto, e c'è anche il sito del libro con la mappa dei posti e tutto, federicabresan.com/cuoretuscia, e mi hanno mandato i loro manoscritti fondamentalmente su questa base, tipo ma se tu hai trovato un editore ce la farò anch'io, no? Questo... come per dire, ma che amici sono? Tu per capire che amici sono, io degli ti consiglio di fare, diciamo così, una gradazione di amici, no? Quelli un po' più scuri, quelli un po' più chiari, questi sono quelli un po' più giù, stronzi, diciamo, sì, scusa, dell'amicizia, cioè conoscenti, sì, diciamo, ma io sono connessioni. Poi tendo sì, sembrerà di no, soprattutto se lo dico, però tendo a essere estremamente
Sì, no, proprio a dirlo, ragazzi. Ma tendo ad essere estremamente modesta. E quindi, in realtà, in risposta a queste persone, a un certo punto non sapevo cosa dire, perché sembrava veramente che la fortuna c'entra sempre. Basta scrivere un buon lavoro per trovare un editore? No, perché serve la fortuna, il posto giusto, il tempo giusto, il timing. Quindi magari erano ottimi lavori questi dei miei amici che ho letto. Magari ho scritto una bella email, magari ho scelto gli editori giusti, perché Mondadori magari mi avrebbe detto di no. Quindi in realtà mi piace pensare di aver fatto delle cose giuste e a valle del successo mi piace pensare che sia un testo che è scritto bene, eccetera. Però magari ha ragione i miei amici a essere un po', diciamo, invidiosi, perché magari il loro lavoro è altrettanto buono, ma magari è un lavoro di 200 pagine, no? Il mio non arriva a 100, è una lettura molto leggera. Magari è un tema che il mio, essendo legato al territorio, secondo me ha fatto breccia con gli editori del territorio. Se uno ha scritto un thriller, no? E diventa generico quasi, nella nicchia del thriller, ma è generico e ci sono tanti thriller, allora dove lo mandi? Quindi ci sono tanti tanti fattori che sono in ballo. E sarebbe come dire, quando è classico, quando ho vinto la borsa Marie Curie o Fulbright, ti dicono: ah, ma allora sei brava se hai vinto. Tu sai che anche i tuoi colleghi che non l'hanno presa sono bravi anche loro, tu l'hai vinta, ci sarà anche un merito, però non riesco, sì. Guarda, e lì sta la modestia, voglio dire, nel dire ma no, ci sono mille fattori, non voglio dire solo botta di culo, però è andata così, non so dare una ricetta, no? Cioè, tu hai trovato un editore, dammi un decalogo per trovare un editore anch'io, non te lo so dire. Ti farei soccorrere dalla saggezza popolare abruzzese che dice: cosa fatta capo A. Vuol dire che sostanzialmente c'è una ragione, c'è un tutto dietro per cui una cosa viene fatta e basta. Ecco, e probabilmente vabbè, anche essere con il prodotto giusto al momento giusto e porsi nella maniera giusta. Non è una cosa scontata, soprattutto dopo aver ascoltato parecchie storie di sogni e scritture infranti in vita mia, quindi sì, sì, poi sì, che siamo qui da 37 minuti circa, in realtà. Oddio, non si dice. Non ho detto granché sul no, siamo che qui senso? Da un po' di tempo e non no, no, scherzavo. No. Tempo di Buenos Aires, qui un po' dilatato. Ok, no, però in realtà quello che stai dicendo mi fa pensare sempre al fatto che, come dici tu, c'è della modestia, ci deve essere della modestia, l'ho fatto io, però quell'altro è bravo pure, però io sono questa situazione. In realtà è il famoso esempio di quel del rapper americano che fa vedere che lui c'ha gioielli e i soldi, scintillanti, e fa vedere quanti soldi ha fatto rispetto al rapper, al cantante italiano che è low profile e non fa vedere, fa sapere quanto c'ha e quanto in banca, eccetera. In realtà, cioè, il fatto di dover dire, non so se è una cosa, diciamo, italiana, adesso che sta uscendo Boris, la nuova stagione è troppo italiana, come diceva Stanis, ma forse perché siamo stati abituati a non vantarci dei nostri successi o non dire ok, io sono stato più bravo di te, sti cazzi, sono stato più bravo chissà, di te rispetto a... È vero, è vero. Ci sono un sacco di motivazioni, pensa però magari allo stereotipo che ha un fondo di verità, chissà quanto è assorbito da noi stessi italiani, della corruzione, per cui quello che ha vinto il concorso, sia premio sia posto di lavoro, non ci credi mai che l'ha vinto solo per merito, e quindi ogni volta che uno vince, sì, però, ma no, va bene, sì, no, anche quello. Poi trovare un editore non è stato tanto, non è che guadagna neanche tanto l'editore, qua è un gioco abbastanza andare in pari, quindi non ci quanto quell'interesse... costa la carta al giorno d'oggi. Vero, vero, vero. Quell'interesse, come dire, ne siamo tutti, siamo puliti, siamo scagionati a priori, perché qua nessuno si arricchisce comunque. Cioè. E il bello dei piccoli editori è che quando accettano un progetto ci credono. Questo è veramente bello.
sì, sì, ma sono felicissima, lo dico di nuovo, anche se non ho, cioè stiamo parlando del libro in un certo senso tutta l'ora, però non ho detto granché del contenuto, vorrei solo fare una rettifica su una cosa che non è stata detta, però sono felice di ribadire che sono molto contenta della scelta dell'editore. Hai detto che ho tradotto in inglese da sola, 99% true, ma è letteratura, e sentivo io stessa, l'altra volta ho fatto la punta alla piramide spiegando che io sono molto, cercavo la parola e cosa ho detto, esigente sulla lingua, no? E quindi fluent finché vuoi, indistinguibile dal native, ma quando si va a scrivere un libro avevo dubbi qua, e allora ho passato le ore al telefono con un carissimo amico che si chiama David Savage, che abita nel nord dello stato di New York. Ciao David! E al telefono, anzi su WhatsApp, con lui che era in posti diversi di volta in volta, perché lo facevamo quando c'era del tempo, e in WhatsApp gli mandavo un paragrafo per uno e lo dissezionavamo, veramente un lavoro che sembra fatto così in chat, in giro, invece il lavoro certosino di smontaggio, una bellissima esperienza, perché lui ha avuto la pazienza di stare ad ascoltare quello che io volevo dire, cosa intendevo dire, spiegando, così lui, lui è la persona che conosce meglio il libro al mondo, è me, e poi mi confermava quella scelta, quell'altra scelta, quindi sono anche orgogliosa di dire che la traduzione inglese è the best it could be, e che alcuni paragrafi non work in inglese, non c'era verso, e quindi chiuso gli occhi e solo quelle frasi così le ho riscritte direttamente in inglese da zero, quindi non matchano l'italiano, non sono una traduzione, è proprio il libro in inglese, è in inglese. E poi c'è stato un proofreader, sempre che sta nel New Jersey, un altro amico, e sono gratissima, quindi devo assolutamente condividere il merito della traduzione inglese con altre persone, anche se l'ho curata moltissimo. E l'olandese ho partecipato, ma il merito è tutto di Mark Vos, che abita nel Limburgo in Belgio, a Henk, vicino a Henk, e di Brecht de Klerk, un altro amico che poi parla benissimo l'italiano e che sta ad Anversa e che ha fatto il proofreading e ha dato dei commenti molto insightful. Ok. Oh, quindi per fare mezzo passo indietro da parte mia, se avete scritto un libro, contattate Federica solo per sapere quanto seriamente dovete prendere questa cosa, non tanto per avere successo, non tanto per pubblicare, ma semplicemente per pensarci, perché comunque non è una cosa semplice, tutto il processo e anche soprattutto quello che viene dopo la fine della scrittura, cioè tutto un processo editoriale che fino a quando non lo si fa non si sa, non si capisce. E se le scrivete per dire vabbè, se ce l'hai fatta tu ce la posso fare pure io, guardate, fammi sapere chi sono, che li vado a cercare uno per uno sotto casa. Però la domanda che ci siamo scordati di fare, insomma, Federica ha provato a ritornarci lì, ma insomma, negli ultimi 10 minuti, diciamo, spegniamo almeno 3, di che cosa parla il libro? Qual è la trama del libro? Qual è? Leggitelo, questa domanda sì, doveva arrivare. No, adesso te lo posso dire, ma ti mostro intanto che ci sono anche i segnalibri le immagini della Tuscia. No, invece in realtà sì, non l'abbiamo fatto in maniera sistematica, ma c'è parecchio da dire. Se hai bisogno, il mio collega fa delle cose che si possono, come si chiama, che sono calamitate, e fa anche dei mini librini per le presentazioni dei libri, che sono sia dei segnalibri, ma è una stampa in 3D del libro stesso, una roba, poi ti mando una foto, se ne hai bisogno poi quando torni in questo continente te ne possiamo fare. Un po'. Poi c'è lo sfondo del telefono. Ecco. Che si può scaricare dal sito del libro, assieme alle foto che sono nell'ebook e le foto, tante foto della Tuscia che ho fatto negli ultimi 2 anni. Sul sito del libro c'è la mappa di Google interattiva con tutti i punti dove la storia si svolge. Che figo. Ho fatto un indice analitico di tutti i posti citati nel libro, perché c'è il Belgio, c'è New York, no, ci sono vari posti, ma non c'ho ancora fatto nulla, come dire, non l'ho pubblicata. C'è una miniera, anche questo libro di cosa parla?
Bella domanda, ragazzi. Bella domanda, di cosa parla? Dai una letta al volo e vedi se trovi cosa parla. Ma aspetta, vedo chi è l'assassino. L'assassino è il maggiordomo, ovviamente. Notoriamente. Da prima che abbiano iniziato a scrivere i libri in cui l'assassino è il maggiordomo, l'assassino è sempre stato il maggiordomo. Perché questa è una cosa che questa è la frustrazione della classe operaia. Che a un certo punto, anche da prima che ci fosse rimasto i maggiordomi, mi ha fatto letteralmente implodere il cervello questa cosa che degli studiosi di letteratura hanno trovato dei riferimenti letterari a un libro in cui l'assassino era il maggiordomo, la cui data di questo studio era precedente al primo libro che abbiamo in cui l'assassino è maggiordomo. Cioè, quindi era una roba già presente prima che venisse proprio pubblicato in un libro. Comunque non volevo fare non volevo dirottare la... Mi fai raccontare di che cosa parla il libro, per favore? Io non lo so. Non lo so se qualcuno di voi l'ha almeno scorso. Secondo me è un libro che potrebbe piacere a Piero. Ed è... perché io sono pessima a parlare di questa storia, si sta vedendo, ci provo. Perché sono pessima? Perché c'entra l'amore, okay. Ma non è una storia d'amore. Ok. C'entra il viaggio, ma è un viaggio. allora, tutto è narrato in prima persona da parte di una donna che rivive un'esperienza vissuta da poco, quindi è tutto già successo, ecco, quando lo seguiamo attraverso i suoi pensieri. E una maniera molto carina che ho trovato, sono dei punti che sto studiando per presentare questo libro, perché lo devo fare, non sono imbecille, ma è una cosa che ho imparato scrivendolo questo libro, che è più facile parlare della ricerca scientifica, più facile parlare del lavoro degli altri. Per qualche motivo faccio vera difficoltà a parlare del mio libro di narrativa, che poi mi do un autogol, però di cosa parla questo libro? È uno dei modi belli che ho trovato, è la storia di una donna che si fa delle domande esistenziali, urgenti, no? E trova delle risposte man mano che vive un'esperienza sul territorio della Tuscia che lei scopre. Vi ho detto, ogni capitolo è come un posto, quindi mm-hmm. itinera, no? Questa storia. E mi piace anche molto l'idea che, siccome c'è un percorso di crescita in questo libro, così come si espande la sua conoscenza del territorio della Tuscia, come disegnare una mappa che si espande, così le esperienze che lei vive, che sono molto intime, intense, e dove c'entra l'amore, ma vorrei dire di più, quell'incontro sacro con l'altro che ti smuove dentro delle cose che ti fanno crescere a te, anche se poi quella persona se ne va, non è che devono sposarsi e vivere felici e contenti alla fine. E anche questa è un'esperienza che viene vissuta in maniera così intima, nella carne, sul corpo ti restano queste cose, quando qualcuno ti cambia, e quindi il corpo è una mappa esso stesso, dove rimane poi scritto alla fine un simbolo che racchiude per lei l'essenza di questa esperienza in quello che è un tatuaggio, che l'ultimo capitolo, il tatuaggio, è quello rappresentato in copertina. Voilà! Perfetto, la sinossi, giusto, è stata perfetta. Sì, no, sinossi dice tutt'altro dietro. Questa settimana ho studiato l'S, ogni tanto mi ricordo di aver frequentato il glorioso liceo classico Melchiorre Delfico di Teramo per almeno 6 anni, quindi... Ma in realtà 5, perché uno non è stato frequentato lì, insomma. Ma ragazzi, i vostri ascoltatori sanno cos'è la Tuscia? L'abbiamo detto la scorsa puntata, però insomma, se ce lo vuoi dire in tre parole, che cos'è la Tuscia? Sì, beh, la Tuscia è un territorio, è come dire Maremma, la Tuscia, quindi non ha confini, no? Amministrativi oggi, anche se coincide grosso modo con la provincia di Viterbo, a nord, non del Lazio, nel Lazio settentrionale, incuspidato tra la Toscana e l'Umbria. Come la parola toscana e come la parola Etruria, anche Tuscia viene dall'antico popolo etrusco. E quindi è lì, nella zona del Lazio, e per quello alcuni capitoli si spostano anche un po' in Umbria e in Toscana. In Umbria a Narni, in Toscana a San Galgano,
a Capalbio. Bella Capalbio, bellissimi posti, Narnia incantevole. E se no c'è Soriano, la faggeta di Soriano, che è patrimonio mondiale, come si chiama? Patrimonio naturale dell'UNESCO. Uh-huh. Orvieto, un gioiello. La zona di Castiglione in Teverina, Civita di Bagnoregio, celeberrima, non c'è un capitolo dedicato ma è citata. E poi la zona di Viterbo, e più a sud di Viterbo, Vetralla, c'è un capitolino da Roma. Insomma, si spande veramente in tutto il territorio della Tuscia, che è veramente meraviglioso, e io lo posso veramente dire perché non sono manco di lì, e quindi veramente non c'è pericolo. Perché ricordiamo, tu sei finita lì perché sei una docente universitaria e stai insegnando, o stavi insegnando lì in quell'università, giusto? Ma Raffaele non ha ascoltato la puntata precedente. No. No, hai ragionissimo, che io lavoro per l'università, però ci lavoravo fino a che stavo a New York. Ah. Poi il Covid ha rotto il pane nel porta uova e io sono tornata in Europa e mi sono sistemata nella Tuscia, cioè prima a Bruxelles, poi in Tuscia, e fondamentalmente fancazzista, no? Questo è il mio titolo di professione. Ah, quindi proprio è stata una scelta non dettata dal lavoro? Cioè. No, è stato un caso. E poi tanti magari lo prendono male, no? Come dire, beh, caso, non sapevi niente. No, caso, fortunatissimo, caso. Come cosa, tante cose sono casuali alla fine, se ci pensi, nella vita. Caso, cercavo i boschi, cercavo la natura, mi è piaciuto. Cristo si è fermato a Eboli e a Bressan si è fermata in Tuscia, perché io puntavo alla Sicilia e invece mi sono fermata lì. A metà strada, direi. Beh, sì, è vero, tanto prima. Però già avevo sentito che i traghetti per la Sicilia li avevano sospesi a causa del Covid. Questo era ottobre 2020 e quindi riprendeva l'ondata, no? Autunno, risalivano i casi e si è richiuso tutto, e io mi sono trovata passare attraverso la Toscana, mi sono fermata poi nel Lazio settentrionale, dove sono rimasta e sono molto molto contenta. A parte essere a Buenos Aires adesso questo mese, veramente è un grandissimo salto. Ieri ho camminato 20 km, 10 andare, 10 tornare, praticamente in linea retta, senza mai uscire dalla città, che è molto più grande ancora, per andare a visitare l'ex ESMA, l'ex scuola militare diventata campo di detenzione, tortura e sterminio durante la guerra sporca, alla fine degli anni 70, durante l'ultima dittatura militare argentina. E bellissimo sito, tenuto molto bene, presentato molto bene. Gli ho fatto i complimenti, non gliene importa, ma voglio dire, non è facile trasmettere la memoria di certi siti, e con tutto il mio spirito critico sull'uso delle tecnologie per farlo, no? Eccetera eccetera, ho trovato che sia stato meraviglioso. Quindi ieri ho fatto questo e ho camminato per 10 km andare, 10 tornare, cosa che in Tuscia purtroppo non si può fare. E non ci sono né città tanto grandi né strade tanto dritte, e questo a me mancava tantissimo, cioè stare in una città così grande che io posso uscire di casa, camminare in quella direzione tra un'ora, non essere ancora arrivata alla fine della città. Questo mi mancava tantissimo. Hanno dei bellissimi viali a Buenos Aires, celeberrimi, chi non li conosce? Però io non avevo mai messo piede in Sud America, e quindi era tutto nuovo, occhi nuovi, spirito nuovo, stimoli per nuovi libri. Sono venuta a cercare stimoli sono venuta a farmi riprogrammare il DNA. Questa è la risposta per gli amici intimi che possono capire. E poi per presentare il libro. E poi ho pensato, sempre per difendermi dall'accusa che spesso mi muovo da sola di essere una gran fancazzista, praticamente non lavoro, anche se devo lavorare un podcast per dei clienti, cioè faccio questo, faccio comunicazione scientifica per lo più adesso. Mi sono detta, sai che c'è, in effetti, guardando indietro, dal Covid, da quando sono venuta via dagli Stati Uniti, tutto quello che ho guadagnato, soldi per pagare le bollette, è stato per cose che ho pensato, detto, scritto. Allora qual è il mio lavoro? Non lo so. Però sono qui per cercare
nuovi stimoli intellettuali, nuove esperienze, per non chiudermi nelle mie opinioni, nei miei pensieri, per destabilizzarmi, per farmi riprogrammare il DNA. Quindi, e in più presento il libro e in più parlo con voi sul podcast, quindi ho vinto tutto. Perfetto, diciamo che è la chiusura perfetta. Dio, vai Piero, scusami. Una semplicissima rotazione culturale per chi volesse avere una maggiore contezza di quello che è la scuola ESMA: può guardare il ormai vecchio film di circa 30 anni fa, Garage Olimpo, che è una perfetta fotografia di quei tempi. E tutto qua. Ci sono una serie di aneddoti riguardo al mondiale del 78 sulla scuola ESMA, mm-hmm. ma non li spoilerò questa volta. L'Argentina è una mia passione da sempre. Davvero? Sì. Interessante, sto scoprendo tanto solo parlando con le persone, perché dai documentari, dai libri che ho letto in preparazione a questa visita, non trovavo certe risposte. È interessantissimo, è tutto a che fare con veramente cosa vuol dire capire una cultura, come la conosci, come fai. E per quello tanti mi hanno chiesto: allora com'è questa Argentina? Sai, gli amici cosa gli vuol dire? Poverini, ovviamente ti chiedono: allora com'è l'Argentina? A me mi feriva questa cosa, perché ero qui per essere una tabula rasa, avevo bisogno di stare in silenzio e assorbire e non attivare i miei pensieri, che hai sempre, però devo darmi tempo per essere acritica e osservare. E poi cercare di capire perché, per come, chiedendo soprattutto alle persone, peronismo, oggi, ieri. Tu considera che sei in un posto che 100 anni fa, insieme a Montevideo, era più ricca e più innovativa di Londra e Parigi messe insieme. Buenos Aires e Montevideo erano due fari della cultura, tra virgolette, occidentale, e nel giro di 100 anni sono trasformati in una cosa completamente diversa, cioè... L'America Latina è veramente un serbatoio di e a volte è stato anche un laboratorio di sperimentazioni non esattamente meravigliose, che hanno portato poi a risultati, a un popolo argentino, a un uruguaiano, che tutto si può dire fuori, che vivono nell'età del mondo. Ma no. 100 anni fa, solo 100 anni fa, erano più ricche e innovative di Londra e Parigi. Tant'è che c'è stata l'immigrazione di massa qua, perché veniva ancora vista come l'opportunità di trovare l'America. Era la miniera d'oro. No? Sì, sei in una delle più grandi città italiane fuori dall'Italia in questo momento, e grazie a questo sicuramente noi poi ti chiederemo se hai incontrato delle persone da intervistare, che ci vorrai passare sicuramente, noi facciamo questa cosa. Volevo dire, come abbiamo già detto tantissime volte anche nella prima volta in cui ci siamo incontrati, che il caso sostanzialmente esiste, ma le occasioni poi uno se sceglie di coglierle oppure no. Quindi il tuo modo di approcciare le cose, anche se lo comunichi in questo modo molto modesto, sinceramente sei una persona molto coraggiosa, perché ti trovi in delle situazioni, fai delle scelte, persegui degli obiettivi anche senza sapere quali sono, cioè quelli di andare avanti, di costruire qualcosa, di comunicare qualcosa, sempre. Siamo arrivati sostanzialmente alla fine. Io mi scuso se ho fatto questa chiusura un po' così, un po' accelerata, un po' forte. Io spero che di fare un'ulteriore puntata con te dopo che ti sarai trasferita in Argentina e avrai scritto il tuo quinto libro, anche prima ovviamente. lo spero. Adesso c'hai bisogno di un po' di decompressione, no? Poi a un certo punto se ti viene qualcosa da scrivere, la scriverai sicuramente e continuerai. Io sono il primo a salutarti e a ringraziarti del tempo che ci hai concesso, perché il trovare delle persone particolari che fanno dei percorsi di vita interessanti, che possono essere belli da raccontare o belli anche semplicemente da ascoltare, non è facile. E quindi per me è stato bello che tu sei la prima del nostro nuovo corso, non la quarta stagione perché abbiamo smesso di farle, per cui grazie ancora. E adesso è stata la terza in casa. Gli altri ceffi hanno ognuno una cosa da fare, e poi
ovviamente ti chiederemo i saluti finali. Quindi io sono il primo a ringraziare e a lasciare la parola a Raffaele e Piero, non so in che ordine. Come l'hai detto? Allora, intanto, come sempre, unavitadalontano.com, tutti i social, basta cercare Una Vita da Lontano, iscrivetevi, vedi c'è scritto qua sopra subscribe, ma anche cliccate sul bottone in basso a destra dove c'è scritto iscriviti in italiano proprio sul nostro canale YouTube, ma ovviamente su tutti i nostri podcast basta cliccare su iscriviti, scaricarli, ascoltateveli, insomma, quando andate a passeggiare, quando andate in palestra, quando state lavorando, perché sicuramente migliorano la vostra giornata. E oggi abbiamo dimostrato ancora una volta, se non ce ne fosse stato bisogno, che possiamo anche alzare il livello culturale delle nostre puntate facendo delle citazioni molto alte ma anche molto basse come Pretty Woman. Comunque, Piero, walking down the street. Va bene, grazie davvero Federica per l'entusiasmo soprattutto che hai avuto anche nel raccontare questa che è stata un'ennesima avventura. Chiudiamo con, come diceva Emiliano prima, con una citazione che mi sono andato a cercare pensando anche all'ospite che avevamo oggi, un po' lunga ma ve la prendete così com'è. I veri viaggiatori partono per partire e basta. Cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove eternamente. Dicono sempre andiamo e non sanno perché. I loro desideri hanno la forma delle nuvole, come disse Charles Baudelaire. Questa era Una Vita da Lontano, live ed in podcast. Noi ci sentiamo la prossima volta. Ciao!